Adesso qua dobbiamo usare le formule di bisezione. Formule di bisezione, scriviamole. Scrivo direttamente le formule senza spiegare perché sono esattamente in questa forma, però se appunto vi interessa un video in cui volete vedere qualcosa in più sulle formule di bisezione, scrivetelo pure nei commenti e lo potrò realizzare. Qui intanto le scriviamo e vediamo come usarle. Quindi le formule di bisezione sono queste. Allora, il coseno di alfa mezzi è più o meno radice di 1 meno coseno 1 più coseno di alfa fratto 2. Mentre, anche se non è necessario per questo esercizio, la scriviamo lo stesso per ripassarle, il seno di alfa mezzi è uguale più o meno radice di 1 meno coseno di alfa mezzi. Qui, diciamo, ci sono mille modi per ricordarsele. Se ci fate caso, l'espressione è praticamente la stessa, l'unica cosa che cambia è il fatto che nel coseno c'è un più e nel seno c'è un meno. Quindi, diciamo, si può ricordare in mille modi, si può pensare il seno è una funzione dispari, quindi ci avrà il segno meno simpatico, il meno, mentre il coseno c'ha il più perché è una funzione pari ed è più simpatica. Questo, diciamo, è gusti personali, però la forma è la stessa, basta trovarsi un modo per ricordare chi ha il più e chi ha il meno. Beh, ciao Fish, oggi niente esercizi, domani mate, vabbè. Fa niente, se forse abbiamo diciamo grazie comunque per la visualizzazione, ci vediamo la prossima volta. Allora, quindi qua bisogna usare la formula di bisezione. Perché prima di andare avanti, qua queste formule hanno questo più o meno davanti la radice. Perché il coseno può essere sia positivo sia negativo a seconda che ci troviamo nel primo quarto quadrante o secondo terzo quadrante. Quindi il segno poi si decide in base a qual è l'angolo di preciso. Però ripeto, se ci sono domande sulle formule di bisezione, possiamo fare poi un video dedicato a questo.